Dal comune di Pordenone arrivano aiuti straordinari alla città per oltre 3 milioni. Una maxi manovra per le casse comunali finalizzata ad aiutare famiglie e imprese colpite dall'emergenza virus. Tra le misure, cosa pazzerata, Tari e IMU ridotte per le attività commerciali, sostegni economici a scuola, punti verdi, sociale. E poi i fondi per riaprire il centro diurno anziani, abbattere i canoni degli impianti sportivi, curare aree verdi e parchi. E altri provvedimenti ancora che sono stati presentati in dettaglio dall'amministrazione comunale. A lavorare al pacchetto solidarietà è stato l'assessore al bilancio Maria Cristina Burnic, su mandato del sindaco Alessandro Ciriani. Sindaco, qual è il principio di fondo di questa manovra? Dare una risposta concreta ai bisogni della città. È chiaro che non sarà il comune a risollevare le sorti economiche di un territorio, però accanto a quello che sta facendo il governo, giusto o sbagliato, accanto a quello che sta facendo la regione, anche il comune vuole dare degli indirizzi concreti di aiuto alle imprese e alle famiglie, la diminuzione dei tributi locali. L'aiuto al mondo dello sport nella sua funzione sociale, cioè quello di accudire i nostri bambini, il sistema scolastico, rispetto al quale non abbiamo alcuna notizia di come partirà a settembre, che probabilmente sarà più costoso, i punti verdi, le politiche sociali, cioè attrezzare un comune, che purtroppo prima era pronto per poter far decollare la città, attrezzare un comune per le emergenze. Il comune partiva comunque da una buona base finanziaria. Il comune affronterà questa fase con un pizzico in più di sanità rispetto ad altri. Noi avevamo un debito praticamente sotto controllo, anzi lo diminuivamo costantemente, abbiamo diminuito nel corso degli anni i tributi locali, la Tari era sempre diminuita, la più bassa Friuli Venezia Giulia, l'IMU, la COSAP, avevamo una situazione che non ha nessuno, cioè diminuire il debito aumentando esponenzialmente gli investimenti. Tutto questo grazie ai conti sotto controllo ci permetterà, ripeto, di arrancare, ma di soffrire sicuramente meno di altri.